Alle ore 18:15 trasmetteremo una radiocronaca sul tragico crollo di Largo Circense registrata oggi all'ospedale del Policlinico. Ma perché mettere sempre in piazza i nostri stracci, le nostre miserie? Gli italiani hanno questo vizio. Ferma, papà, ferma. Cosa vuoi fare? Ferma, ferma. Ma Simona? Non posso, mamma. Non sei in condizione di fare questo. Sono due pazzi. Domani ricomincerai di nuovo a fare la fila. E ogni giorno andrai alla ricerca di un miserabile posto, lo sai? Non importa. Peggio per lei. Perché fai quella faccia? Niente. È giovane questo pittore? Ma che ti importa? Mica te lo devi sposare. Eva, mi devo spogliare davanti a lui. Che c'è di male? Per il pittore tu sei come una cosa. Manco ti vede. Cioè, ti vede, ma non ti vede. Sì, non mi vede. E poi, non dovrei mica fare la modella tutta la vita. Dai pittori non c'è da aspettarsi niente. Ma conoscono tanta gente. E che vuoi dire? Che da cosa nasce cosa. È stanca? No, grazie. Buongiorno, professore. Buongiorno. Un po' tardi stamattina. Ah, beato lei, professore, che non deve prendere l'autobus. Quattro ne ho aspettati, tutti pieni. Buongiorno. Buongiorno. Sei la nuova? Io mi chiamo Gisella. Adriana Silenzi, piacere. Piacere. Va bene. Ora, mentre tu ti spogli, tu puoi fare 5 minuti di riposo. E lei, signora, se vuole, ora può anche andare. Come vede, c'è un'altra persona. Me ne vado.
Arrivederla, professore. Arrivederla. Adriana? Sì? Appena finito dritta a casa, eh? Mi raccomando. Va bene. Ma non hai freddo? Perché non ti avvicini alla stufa? È diffidente tua madre, eh? Mi vuole bene. Beh, non deve essere difficile volerti bene. Vuoi fumare? No, grazie. Vuoi un cognac per riscaldarti? Sei diffidente anche tu? Eppure non si direbbe. Con quegli occhi. Stupendi proprio. Professore? Che c'è? Ha finito? Oh, scusami. Scusi lei. Io sono pronta. Non lo sa, professore, che ha fatto una buona scelta? Sei una vera bellezza. Lei è gentile, grazie. Lei? Visto che stiamo nello stesso quadro, possiamo darci del tu. Non ti pare? Andiamo a lavorare, vai. Fuori c'è il mio fidanzato, mi aspetta con la macchina. Se vuoi, facciamo un giretto. No, grazie, vado a casa. Ah, ho capito, ti aspetta lui. Chi lui? Io non ho nessuno. Nessuno? Proprio? Beh, ci vediamo domani. Ciao. Ciao. Prego. Glielo ha chiesto qualcuno questo disegno? No. Perché lo ha fatto? Sono Audrey Bradbury. Sa, a volte noi pittrici ci innamoriamo di un modello, ma le dispiace proprio tanto che abbia fatto il suo ritratto. Nessun ritratto. Aspetta, la polizia! Scappiamo, scappiamo! E la polizia, venga con me. È meglio togliersi di mezzo, non si sa mai. Ha detto il suo nome? Mi chiamo Branko. Slavo? Sì, di lontana origine. Mi aveva visto prima d'ora? No, ma mi ha attratto subito il suo volto. Così personale, così diverso da tutti. E i suoi occhi hanno una luce fredda, misteriosa. Direi quasi sovrumana. Non posso farmi sfuggire un modello così. Devi assolutamente posare per me. E così ho allungato il tuffo. Ciao, 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 ciao. Avete visto? Audrey si porta il lavoro a casa stasera. Quello è un tipo nuovo. Degli oceani, oppure Branko, l'uomo dagli occhi verdi. Ah, è davvero affascinante. Credevo che solo dietro gli occhi di Giada del mio siamese si nascondesse un mondo misterioso. Ora invece... Ecco, ho trovato. Sicuro, eccolo il titolo del ritratto. Branko, l'uomo del mistero. Un mistero che sono fermamente decisa a decifrare. Chi aveva chiamato la polizia? Ma nessuno, via, non faccia l'ingenuo. È stata una retata della buon costume. Ma lei da che mondo viene? Dica. Non ha mai bevuto whisky. Non sa che esiste la squadra del buon costume. È un essere nuovo, meraviglioso. E nei suoi freddi occhi enigmatici io scoprirò il suo segreto. Mi dia solo un po' di tempo. Il tempo è prezioso per me.
cos'è che le interessa, mi dica, la modella o il quadro? Chi è? Marina. Marina? Bella, ricca e piuttosto capricciosa. Borri? No, Borri è il suo fidanzato. Le piace? Io spero di no, perché stasera voglio portarla ad una festa da amici dove ci sarà anche lei. You will be all for me. Non capisco. Vuol dire che d'ora in poi sarai solo per me. Andiamo. La tua pittura è tanto astratta che non si vede. Perché non dipingo mai? Aspetti sempre l'ispirazione? Vediamo che non ti arrivi troppo tardi. Speriamo.